dove questa sera, nell'ambito degli eventi culturali promossi dall'Associazione Alfonso Gatto, si tiene un incontro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Mercato San Severino. Siamo con il Presidente Filomena Romano e con l'Assessore Michele Amoroso. Allora, Presidente, la Commissione Pari Opportunità Mercato San Severino costituita quando e cosa fa? Si è insediata un anno dopo la consiliatura del sindaco Somma, abbiamo cominciato a lavorare l'anno dopo immediatamente, abbiamo fatto una manifestazione contro la violenza sulle donne con la presenza di Filomena Lamberti, abbiamo festeggiato... Ricordiamo chi è Filomena Lamberti. Filomena Lamberti è una donna vittima di violenza maschile, è stata sfregiata con l'acido dal marito e ne è seguita tutta una vicenda processuale nella quale praticamente il marito a momenti veniva quasi assolto e dopodiché abbiamo celebrato un 8 marzo con abbiamo dipinto un murale, fatto dipingere un murales a Mercato San Severino con la rappresentazione delle donne di tutti i paesi del mondo, diciamo di tutte le etnie e le razze, e poi nel novembre del 2019 abbiamo curato l'allestimento in nome di Irene Rainone e stasera qui avremo anche una testimonianza. Ecco Presidente, nel 2021 il divario uomo-donna esiste ancora? Sia a Mercato San Severino che nel resto di Italia? Permane gravemente dappertutto, a parità anche di mansioni la donna è sempre pagata di meno e la cosa triste che io ripercorro anche nella relazione di stasera è che tante storture che si possono chiamare storia, no? come lo sfruttamento del lavoro femminile nei campi perdura tuttora, tant'è vero che si è sentita l'esigenza dopo la morte di Paola Clemente di fare una legge contro il caporalato. E evidentemente c'è ancora molto cammino da fare, tuttavia ci sono delle prospettive che noi andremo a lanciare poi alla fine del nostro incontro. Presidente Romano, diceva Assessore Amoroso che c'è molto cammino da fare per difendere i diritti delle donne. Sì, ovviamente il percorso è ancora lungo, infatti ce lo dimostrano tutte le conferenze che sono state organizzate nell'ambito del G20 e questo summit che ovviamente si terrà a dicembre. Noi abbiamo la presidenza in Italia e quindi dobbiamo sfruttare molto questa opportunità che ci viene concessa per dare voce a questo gap che purtroppo esiste ancora e che non ci consente di avere una parità tra uomo e donna, soprattutto a livello di diritti, a livello di contributi, a livello di crescita, avanzamento di carriera delle donne. Questa serata l'abbiamo fortemente voluta proprio perché vogliamo urlare che anche noi ci siamo, anche sul nostro territorio, soprattutto per le giovani donne, anche ovviamente con l'esempio di chi ha già lavorato, ha già provato a combattere per ovviamente i propri diritti, i diritti delle donne. Assessore, ovviamente gli ultimi 16 mesi sono stati condizionati, lo diceva anche la Presidente Romano, dalla pandemia. Ecco, superata questa fase, quali saranno le attività del suo assessorato per tutelare le donne? Magari iniziative anche nelle scuole coinvolgendo gli studenti? Sì, ovviamente noi come commissione ci siamo sempre impegnate per la violenza sulle donne, perché anche se non lo vogliamo dire, vogliamo dire che l'abbiamo superata, in realtà è ancora latente questo problema, è presente e deve essere combattuto. Sì, ci impegniamo soprattutto nelle scuole per portare avanti alcune iniziative e ovviamente anche tra le giovani donne con il forum dei giovani, soprattutto per lanciare questo messaggio tra la popolazione giovanile e ovviamente anche le iniziative che aveva già citato la presidentessa Romano, l'intitolazione del largo per lasciare insomma un segno tangibile. E ricordare le